Week 25 settembre 2016, nuova video intervista del fine settimana, un'intervista tutta nuova, speciale, come dico quasi sempre, ma quest'oggi ancora di più. Gruppo Andy di Betegrasso, Elena Castellani a sinistra e Manuela Compiani. Compiani, presidentessa, Gruppo Andy. Ciao. Ciao. Allora, Gruppo Andy, siamo qui, innanzitutto dobbiamo dire dove siamo. Siamo al Parco dei Bersaglieri, il Parco dei Bersaglieri è quello adiacente alla chiesa di San Gaetano e all'oratorio. Perché voi avete sede proprio dentro l'oratorio, giusto? Sì, la nostra sede è proprio in oratorio San Gaetano. È nata lì l'attività del gruppo nel 1982, per cui più di 30 anni fa. Gruppo Andy, quindi vuol dire che stiamo, diciamo, stiamo dietro, passatemi il termine, a ragazzi con disabilità, facendole divertire, facendole passare un fine settimana, un sabato, una domenica, diciamo. Sì, principalmente la domenica. Il tempo, il giorno in cui ci troviamo, però non è capita a volte che facciamo dei fine settimana via piuttosto che sabato, degli eventi, per cui, però il giorno principale, il giorno di ritrovo è la domenica. Quindi iniziative ludiche per ragazzi con disabilità, che anche alcuni di loro non sono più proprio ragazzi, hanno anche no, una certa infatti, età, vero? Infatti, non li chiamiamo i nostri ragazzi. Certo. Però sono adulti, la più giovane ha 29 anni. E 29 sì. Fino ai 60. 60. Sì, sì, sì. Senti, quanti ragazzi avete nella vostra associazione? E ora sono in 17. 17. E come volontari siete? Una ventina più o meno. Circa 20 volontari, sì. Quindi un volontario per ragazzi. Sì, più o meno siamo il numero uno. Va bene, uno. Senti, ma collaborate anche con altre associazioni, non so, perché tanto si parla di disabilità in città, si parla tanto dell'ANFAS, Melograno, eccetera. Tanti ragazzi fanno tutte e due, mi dicevate. Sì, perché ANFAS è un centro diurno e anche una comunità, per cui molti dei nostri ragazzi, alcuni dei nostri ragazzi fanno il centro diurno a ANFAS e alcuni vivono in comunità. Però poi vivono in comunità lì, all'ANFAS. ANFAS, sì. E poi frequentano il nostro gruppo. Da quanti anni è che esistete? Ve l'ho già chiesto. Sì. Più di 30. Più di 30 anni? Dall'82. 82. E diciamo volontari storici ci sono? Ce n'è è rimasto ancora uno che è più di 20 anni che fa parte del gruppo Andy. Però noi siamo un po' le veterane, perché io 15, senti, lei ne ha 10. Recentemente so che anche col Rotary, stava il Rotary a Bietegrasso, Morimondo, stava raccogliendo dei fondi per il nuovo pulmino, giusto? Sì, perché noi abbiamo questa esigenza molto importante, che è quella di avere un mezzo per trasportare i ragazzi e in carrozzina. Ce l'avete fatta a raccogliere? Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raccolto la quota. Quando verrà presentato il pulmino? Allora, dobbiamo ordinarlo, trovarlo e allestirlo. Manca solo di andare a prendere in concessionaria, quindi. Sì, e trovare quello adatto, okay, un buon usato, perché appunto il valore ci dà la possibilità di comprare un buon usato, dobbiamo trovare quello adatto. Va bene, vabbè. Senti, per seguire tutte le vostre iniziative c'è una pagina Facebook molto seguita, diciamo, attiva, sì, sì, che sì. È Gruppo Andy. Gruppo Andy, sì, dove pubblichiamo di solito tutti gli eventi che facciamo. Sì. Faremo un bellissimo evento l'8 ottobre con un gruppo di ragazzi che fanno parte di un'associazione fotografica. Esporremo le foto dei nostri ragazzi del gruppo Andy e quindi vi aspettiamo. Teneteci aggiornati e seguiremo quindi la pagina Facebook Gruppo Andy. Basta, punto, si trova. Yes, subito. Si trova. Ok, grazie e viva il gruppo Andy. E comunque è bello vedere che tanti ragazzi, cioè, cercate volontari, no? Sì. Beh, cerchiamo volontari. Sì, siete già tanti però. Siamo un po', però tante volte con la scuole, sì, c'erano gli impegni, tante volte non si riesce a essere mai uno a uno. In conseguenza sempre nuovi volontari va sempre bene. Senti, un'ultima domanda che può essere una critica o un miglioramento, il comune vi aiuta? E il comune dà un contributo annuale a tutte le associazioni, che ammonta a una cifra molto bassa. Sotto i 1000 euro. E più o meno. Sì. Il problema è che sono un po' in ritardo nelle questioni burocratiche, per cui stiamo ancora aspettando che ci diano il contributo annuale. Sì, il grande aiuto ci arriva sicuramente dalle famiglie. Dalle famiglie, da amici. Commercianti che sponsorizzano. No, però ci hanno aiutato quando abbiamo venduto dei biglietti di Natale l'anno scorso. Esatto, con l'iniziativa di Rotary abbiamo fatto dei cartoni. Sarete ancora in fiera? No, avete gusto con Rotary? No, qualche iniziativa? Non so. Vediamo. Quindi il prossimo evento l'8 ottobre. Al Bairate, fuori paese. Yes. Ci arriva. Poi arriveremo anche alla Bietegrasso. Va bene. Per farvi conoscere anche fuori. Per farci conoscere anche fuori. Esatto. Dal gruppo Andy, brave ragazze, complimenti. Grazie. Buona pomeriggio e ci vediamo con le prossime iniziative. Grazie.